Benvenuti ad un nuovo episodio del Punto di Vista. Eh, oggi abbiamo un nuovo ospite, un nuovo ospite per eh, magari coloro che si sono iscritti da poco al canale, ma sicuramente un ospite che è, è già da parecchio nel mondo dell'informazione. Eh, parliamo di Emanuele Palmieri. Ciao Emanuele, benvenuto. Ciao Adriano, ciao a tutti i tuoi ascoltatori e grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui. Eh, guarda, allora visto che sei nuovo del canale, io farei una presentazione a tutte le persone che ti conoscono per la prima volta. Quindi, chi è Emanuele Palmieri? Di cosa Panico. si occupa? Panico, Panico. <ride> domanda difficile. Sì, perché non è mai semplice parlare di se stessi, perché poi corri due rischi che o sembri autocelebrativo o ti copri di falsa modestia, per cui poi. Alla fine non ci si fa mai una, una bellissima figura su, questa, su queste autopresentazioni. Diciamo, che io sono un, un counselor di campagna, questa è la, mia, è la mia professione, sono un formatore. Mi occupo di insegnare cose a chi mi chiede di, di insegnarle. Questo è quello di cui mi occupo. È un'attività di counseling che può essere fatta sia all'interno dell'azienda, sia al, per quanto riguarda la persona che magari voglia, voglia avere qualche conoscenza in più. Nel, nel campo di un qualcosa che, che è molto semplice, che è la, la famosa frase conosci te stesso, che era sul frontone del Tempio di Delfi e che per me è una costante fonte di ispirazione. Questo, questo sono, nel corso dei miei studi, ho cercato di creare un modello mio eh, che potesse essere di, di aiuto all'interno degli, degli uffici del personale, un modello che potesse aiutare eh, le persone che dovessero fare delle selezioni. Per, per le assunzioni nei posti di lavoro per comprendere meglio le, le meccaniche comportamentali delle persone e ho cominciato eh, a creare questo modello basandomi su un'anticaglia un eh, di qualche migliaio di anni che si chiama Enneagramma che eh, al suo interno racchiudeva un sacco di roba di fisica e non stiamo parlando di fisica quantistica per cui occorre fare grandi sforzi di, di immaginazione stiamo parlando di fisica newtoniana fatta di tempo, di spazio eh, livello di entropia e altre cose di, di questo genere, quindi cose molto, molto semplici. Eh, smontando l'enneagramma, che era appunto una figura bidimensionale, una stella a nove punte iscritta in, in un cerchio, ci ho trovato appunto la nostra fisica tridimensionale perché gli antichi erano ispiratissimi, avevano una profonda saggezza, però avevano una visione bidimensionale delle cose. Io l'ho tridimensionalizzata creando questo modello che è la teoria delle matrici. Che eh, consta di una matrice superiore che è quella che genera eh, l'intero universo a noi accessibile e una matrice interiore che è una sorta di, eh, di nostra reazione a quelle che sono le sollecitazioni della matrice superiore. Questo mi ha portato poi a, a cominciare a, avendo scoperto quindi un, un filino di più di quello che, che mi aspettavo, eh, a, a poterla applicare in vari campi. E tra i vari campi ho cominciato un giorno, ho avuto una, una piccola illuminazione l'ho applicato ad esempio agli studi del professor Corrado Malanga ascoltando le sue ipnosi regressive ho trovato alcune ricorrenze perché sai la matrice interiore è, un qualcosa che è una vibrazione nostra interna che ci qualifica e che ci dà tutta una serie di, eh, di meccaniche del comportamento tra queste c'è anche il modo di parlare e le parole che vengono utilizzate e ho trovato certe ricorrenze tra eh, alcuni tipi di Interferenza da alieno che sono gli studi dell'abduction, gli studi del professor Malanga e alcune matrici per cui io ho smontato nuovamente la, la matrice interiore, ho ricominciato a lavorare da questo punto di vista e effettivamente ho trovato una certa corrispondenza anche piuttosto esatta tra quelle che sono le manifestazioni di abduction e la matrice interiore, in che senso? Io sono di estrazione junghiana. Per cui ho ritirato fuori il vecchio concetto del daimon, uh -huh. che sarebbe quella specie di misteride che vive dentro di noi e che era stato studiato ampiamente da Carl Gustav Jung, e l'ho rielaborato. Rielaborato in che senso? Vedendo che comunque dentro di noi, ognuno di noi, avendo delle caratteristiche che sono dettate dalla matrice interiore, deve avere anche dentro di sé quelli che sono, passami in termine, i difetti, i punti da rivedere di ogni matrice. Quindi, diciamo che sono strumenti per un qualsiasi tipo di interferenza esterna che possono essere utilizzati. È come avere una sorta di, eh, um, di archivio di costumi di carnevale, per cui praticamente l'interferenza si mette uno dei tre costumi che trova all'interno della persona e provoca quell'interferenza. E ho visto che la cosa era molto funzionale, e da lì ho anche cominciato a, ad assistere alcune persone che avevano questo problema, però non avendo un approccio. Eh, di tipo terapeutico, ma semplicemente formativo, perché credo molto nella consapevolezza che possono avere le persone, sempre il famoso conosci te stesso. Se conosci te stesso, in qualche modo diventi più forte, più consapevole di quello che sei, di quelle che sono le tue propensioni, e per cui ha un maggior controllo eh, sulla tua vita. Questo è, è quanto. Poi, c'era bisogno di un modo per eh, cominciare a divulgare queste, queste conoscenze, questi miei studi, tanti anni di studio, tanti anni di appunti, eh, rischio di ricevere delle denunce per stalking perché guardavo le persone, osservando i, i comportamenti, guardando la loro fisicità e quindi in, in tanti anni poi alla fine è arrivato il momento di tirare le somme e far quadrare tutte quelle tabelle e quadrano. <ride> quindi ho aperto eh, un mio canale che è... Eh, infinito di Emanuele Palmieri dove ci sono un sacco di documentari che eh, sono diverse applicazioni della teoria delle matrici a, a, varie, a vari campi uno interessante ad esempio abbiamo fatto un'intera serie eh, dedicata al Kibalion che è uno scritto tradizionalmente riconosciuto come eh, scritto alchemico e guarda caso la teoria delle matrici con combacia calza a pennello anche nel Kibalion, ci abbiamo messo di tutto, abbiamo trattato personaggi fantastici come Gustavo Roll, Giordano Bruno eh, le cattedrali codiche veramente eh, ho provato ad applicare la teoria delle matrici a, a campi completamente diversi tra di loro. Tanti dicono: Ah, è un minestrone! Infinito, è un minestrone! Sì, è volutamente un minestrone perché sono appunto vari eh, approcci di tipo mh, sperimentale alla, alla teoria delle matrici. E alla fine <ride> i, to i, i torni contano sempre. Questo è il, il fattore importante. Oltre a quello, invece, un altro canale che è molto. Eh, molto più rilassato, molto più sereno, che è Matrice Interiore, nel quale poi c'è un dialogo diretto con, eh, con chi ci segue, con chi ha letto il libro, chi vuole fare domande, perché magari ecco, questo è un libro fantastico. Adesso magari risulterà un filino trasparente, perché eh, la copertina è di colore verde, e eh, quindi ah. alcune cose non passeranno. È eh, la Matrice Interiore, è un libro molto semplice, molto piccolo, eh, in una giornata, una giornata e mezza si legge, poi magari eh, qualcuno ha bisogno di fare qualche domanda in più e noi siamo su Matrice Interiore pronti, io e la mia compagna Stefania ogni tanto ci danno dell'ambiente dell Casaviarello. io dico siamo un po' condominiali ogni tanto su quel, su quel canale, però è anche un modo di affrontare con un po' di leggerezza, con un po' di sorrisi eh, delle tematiche che poi alla fine potrebbero risultare ostiche per molti perché, perché fare i conti col proprio mostro interiore, col proprio mister Hyde, con le proprie debolezze. E con tutta quella serie di sovrastrutture che sono date dalle ferite dell'anima, che sono date dai giochi psicologici e, e tante altre cose, non tutti riescono a guardare in faccia il proprio mostro e dire sì, effettivamente, io ho questo problema, perché poi ce l'abbiamo tutti. Eh, una cosa interessante è che all'inizio dei miei webinar, quando si parla di, di sovrastrutture, eh, dico sempre: ne abbiamo 30-35. Tutti eh, no, ma sei un esagerato. In realtà poi quando vai a vedere, effettivamente alla fine del webinar cambiano tutti un po' idea, perché non dimentichiamoci che noi eh, vestiamo come qualcuno ci dice che dobbiamo vestire, mangiamo come qualcuno ci dice che dobbiamo mangiare. Eh, adesso hanno inventato questa cosa meravigliosa del monopattino per poter andare in giro. Eh, ci dicono che cosa dobbiamo comprare e quante rate dobbiamo fare per poterlo fare. Quindi alla fine la sostanza in tutti quegli ambienti, che sono la famiglia, la scuola, l'ambiente lavorativo, l'ambiente sociale, alla fine veniamo conformati alla vita degli altri e conoscere okay. se stessi significa invece avere un approccio che possa portare più a, un, a sapere qual è la nostra vita, chi sono io veramente e quale vita eh, dovrei vivere. E questo lo facciamo appunto con questi due mezzi: quello un po, più, un po' più serio, che è Infinito di Emanuele Palmieri, e quello un po' più leggero, un po' più scanzonato, anche più divertente, che è Matrice Interiore fatto proprio tutto, eh? Beh, dicevi che era difficile, ma in realtà l'hai fa, fatta proprio semplicissima. Hai fatto veramente una bella presentazione, complimenti. Ah. <ride> veramente, veramente... Ti ringrazio, stato... era, era solo che cercavo di rimanere nei, nei confini, perché poi... <ride> Abbiamo già messo tanta carne al fuoco, diciamo, eh, perché abbiamo parlato già di molte cose. Io, eh, quello mh, a cui vorrei fare riferimento questa sera in particolare è la consapevolezza. No? E abbiamo capito, eh, soprattutto anche in questo momento, che mh, diciamo, la consapevolezza eh, in questo momento divide un po' le persone, soprattutto nell'ambiente covid e quant'altro, di cui non voglio assolutamente parlare, ma eh, diciamo che lo useremo solo come. Riferimento per far capire un po' come vanno le cose, no? Visto che sta succedendo qualcosa che ha dato una spinta sull'acceleratore della consapevolezza verso per qualcuno, e magari per qualcuno l'ha fatto un po' in retromarcia, no? È un po' sempre il solito equilibrio che si mantiene a volte mistericamente su delle cose che noi non riusciamo a capire, però ci sono sempre questi equilibri. Ehm, bene, il tuo percorso evolutivo. Eh, perché io penso so sostanzialmente che nel corso di una vita ehm, le persone come abbiamo detto fino adesso sono un po' vittima di sovrastrutture sociali che non sono eh, il proprio io ma sono è come un diamante no? con tante facce e queste facce vengono un po' coperte da quello che è la socialità eh, nel, nel corso del, della vita a volte succede che soprattutto nell'era teenager diciamo qualcuno attraverso l'approccio con una musica, con una sostanza o con uno sport, piuttosto che una tecnica di pensiero, ehm, riesce un po' a rompere no? quegli schemi e a tirar fuori quel proprio io di cui parlavamo, a riconoscere un po' se stesso e quindi a trovare una missione. Nel tuo caso, eh, come è avvenuta questa cosa? Ma io credo che complice sia stata proprio la musica, eh, perché sì, è vero, ho fatto il mio percorso di studio, ho iniziato... Eh, tieni conto, io sono un perito aeronautico. Io ho frequentato l'Istituto Tecnico Aeronautico di Mineto eh, perché da ragazzo avevo questa, questa grande passione per l'aeronautica, per il mondo aeronautico, eccetera, eccetera. Un po' complice. Eh, fu perché ero ragazzino e vidi Top Gun, per cui ebbe, <ride> ebbe un certo tipo di effetto su di me quella, quella visione. Eh, poi, però, effettivamente, tramite il nostro allora eh, professore di inglese, che saluto affettuosamente. Che era molto appassionato di queste tematiche, ci fece studiare alcuni autori che si rifacevano. Mi ricordo, appunto, Coleridge, Walsworth e, e, e altri, James Joyce. Ci fece, ci fece studiare questi autori che si rifacevano molto al mondo allora nascente della psicanalisi. Per cui, piano piano, mi appassionai talmente a, a queste tematiche, eh, che effettivamente, alla, quando finì, quando mi diplomai, eh, l'idea di frequentare ingegneria proprio non, non mi toccò minimamente andare direttamente alla, alla facoltà di psicologia con, con grande sorpresa dai miei genitori dice, ma come? <ride> che significa? Cioè, hai studiato 5 anni aeronautica e adesso vai a, alla, a psicologia però effettivamente trovai veramente affascinante quel, quel mondo e anche un po' perché effettivamente eh, dobbiamo riconoscerlo tutti noi che siamo entrati in quella facoltà effettivamente qualcosa da scoprire ce l'avevamo contemporaneamente eh, ero, un, ero un chitarrista, sono un chitarrista, eh, amante, de, amante della musica, ho avuto un passato da, eh, da musicista e è anche divertente vedere che sto su un, un paio di enciclopedie del metal underground, quindi piccola medaglietta, quella, piccole soddisfazioni che si hanno avute. Però è che cosa ho trovato nella musica? Nella musica ho trovato, specialmente perché appunto io, grande amante del rock e amante del metal, ho trovato un tipo di musica che mi faceva tirare fuori emozioni interiori mi ha fatto scatenare veramente attraverso il suono, attraverso l'arrangiamento di canzoni, mi ha fatto tirare fuori quello che avevo dentro. Effettivamente andando a fare una matrice interiore di alcune delle musiche che avevo scritto, ritrovo effettivamente le mie componenti. Ti faccio un esempio. Ho scritto dei pezzi che erano di Symphonic Rock o Symphonic Metal. Quindi accostare la violenza della musica rock... Ha tutto quell'infiorettamento quell che occorre per poterci mettere un'orchestra di musica classica. Quindi la mia componente Alfiere, che è quella che tenta di organizzare, pianificare e tabellare, era soddisfatta perché mettere insieme c'era una composizione dove contemporaneamente andavo ad arrangiare 25-30 strumenti, così, en passant, più quelli dell'orchestra dell rock. Dall'altra parte c'era questa violenza della musica rock, della musica metal che faceva tirare fuori la mia componente cavaliere e poi sostanzialmente con la, la grande orchestra, poi andavo col Wagneriano proprio sai, 8000 strumenti, timpani eccetera eccetera tiravo fuori quella parte barocca di me che è la mia componente re. Per cui effettivamente avevo tirato fuori me stesso in, in quelle canzoni. Ma quello all'epoca io non lo sapevo perché ancora non avevo trovato eh, lo studio della matrice interiore. Per cui è stato comunque un mezzo per aiutarmi a capire che c'era una parte di me che andava espressa. E effettivamente è stata proprio la musica, devo riconoscerlo, a, a tirarlo fuori. Anche perché poi per anni io abbandonai il campo eh, de, della psicologia, mi sono occupato di tutt'altro. Però poi effettivamente il fatto del, dell'essere un formatore, del dare... Eh, assistenza, istruzione, dare strumenti alle persone non mi ha mai abbandonato perché poi ecco, eh, mi sono occupato di informatica, l'assistenza al volo, eh, vari tipi di, eh, di modi di fare formazione. Mi sono occupato di fotovoltaico, ovviamente ho, ho fatto di tutto, di più. Poi alla fine sono rientrato nel mondo proprio della formazione attraverso eh, l'immobiliare, che è stata la mia ultima occupazione per, per diversi anni, mentre in parallelo da otto anni a questa parte ho ripreso proprio l'attività del counseling con le persone fare aula e ho ritrovato quel piacere di, di avere un rapporto one to one con, con le persone per aiutarle a risolvere eh, alcuni di pro, tipi di problemi quindi praticamente la mattina eh, insegnavo a una determinata categoria e poi la sera avevo questi rapporti con le persone per eh, aiutarle ad avere una visione magari differente più loro de, della propria vita questo è stato quindi per riassumere, perché poi sono un chiacchierone, perdonami, Adriano. Scusa, no, no, però, ma eh, per questo, siamo qui per quindi questo. Sostanzialmente credo che sia stata la musica quello che ha fatto scatenare quel, quel qualcosa che mi ha portato a, a pensare differentemente. Ecco. Ok, molto bene. E, e, e quindi io ti lancio subito la palla, la, la patata bollente: quel qualcosa che si è risvegliato è l'anima? No, è la coscienza. La coscienza okay. che eh, si ripartisce in varie eh, parti della coscienza all'interno di noi, che sono tre, che sono anima, mente e spirito. Perché? Perché ognuna di loro sovraintende a una particolare grandezza del nostro universo. Questo universo è fatto di tre dimensioni. Tutti pensano, ah sì, altezza, larghezza e profondità. No, quelle sono le tre dimensioni di un'unica dimensione che è quella spaziale. Poi ce ne sono due che sono della seconda dimensione che è il tempo, quindi c'è la freccia del tempo passato-futuro e la freccia del tempo futuro-passato, e sono due più tre, 5. La sesta dimensione è quella del livello di entropia, che è una grandezza che semplicemente aumenta sempre e va da meno infinito fino ad arrivare, arriverà in un tempo infinito allo zero. Allora, quindi la, sono parti della coscienza, sono delle parti che sovraintendono a delle grandezze completamente differenti tra di loro, perché da una parte abbiamo il tempo che viene controllato da quella porzione di coscienza che è anima. Dall'altra abbiamo lo spazio che viene controllato da una porzione di coscienza che è spirito. E la terza componente è una componente virtuale che avviene quando c'è un mescolamento, una interazione tra tempo e spazio, quindi tra anima e spirito ed è mente, che è appunto una componente virtuale della coscienza. Questa è la, la ripartizione che ho fatto. Quindi, quello che eh, agisce poi è la coscienza, questo qualcosa che sta tentando di fare di assumere una consapevolezza di sé dall'inizio della, della nascita di questo universo a un tempo in cui avrà conosciuto tutto di, di se stessa. Partiamo dal concetto che probabilmente anima è solo un termine per descrivere un qualcosa di, eh, di estremamente diverso da quello che tante persone pensano. Eh, ti sentiresti di dare una specie di definizione di anima? Ok, te l'ho detto, anima è quella porzione di coscienza che è fatta di pura informazione e che va a portare informazioni di consapevolezza all'interno dell'entropia generale dell'universo. Questo è, è informazione. In quanto tale è eterna qualcuno dice immortale, ma il termine giusto è eterna e eh, dilaga ovunque. L'informazione quando è, l'informazione è ovunque nello spazio e sempre nel tempo. Per cui quando un'informazione prende forma, quando una vibrazione si realizza e crea uno stato quantico, quello è ovunque e sempre. Questo è anima. Era, era è qualcosa proprio... di diverso, ad esempio, perché invece è una forma di energia, o meglio, okay. è una sorta di rubinetto che viene aperto per far fluire e trasformare l'energia oscura che è presente al 97% nella formazione dell'universo. Quindi tra me e te, dove tu sei ora, c'è una quantità enorme quasi infinita di energia oscura. Perché poi vedi, c'è questo piccolo, questo piccolo equivoco, no? Si pensa sempre, dice no, perché nel cosmo c'è eh, l'energia oscura. L'hanno detto gli astronomi, l'hanno detto gli astrofisici, eccetera, eccetera. Perfetto. Allora noi tendiamo sempre a metterci in questo punto e pensare che l'energia oscura sia qualcosa che sta fuori, nello spazio, perché è oscuro. Allora per assonanza mentalmente la vediamo là. Ma se noi fossimo abitanti di Marte, allora la Terra sarebbe compresa in quel là fuori in cui eh, c'è l'energia oscura. Per cui quello che dobbiamo comprendere è che c'è energia oscura anche tra me e il microfono e tra il microfono e la webcam. C'è ovunque. Questa energia oscura che viene trasformata. In quella forma di energia vitale, chi l'ha chiamata Chi, chi l'ha chiamata Vrill, chi l'ha chiamata prana, ogni tradizione ha il suo modo di definire quella energia vitale interiore. Spirito che cos'è? Spirito è una sorta di controllore di valvole che apre e chiude eh, questa, questa sorta di, di, di diga nella quale va a fluire l'energia oscura che diventa questa forma di energia che chiamiamo il chi è appunto una forma di energia ed è molto appetibile per certi tipi di interferenza molto ed è bello. questo ad esempio qualcuno mi accosta molto al professor Malang una persona che conosco ho interagito col professore lo rispetto infinitamente abbiamo delle piccole differenze di, di punti di vista col prof perché ad esempio lui eh, sostiene sempre che l'alieno in quanto interferenza tenta di prendere l'energia di anima ma anima non ha energia perché anima è informazione ha però a disposizione tutta l'energia della materia oscura per cui che cosa fanno? in realtà loro vogliono controllare quel famoso rubinetto che in realtà è controllato da spirito piccolo esempio per, lo, lo dico per le persone che già conoscessero gli studi del professor Malagna lui Infatti. ha definito tante volte la visione dall'alto come visione animica perfetto, prendiamolo per buono come direbbe Billino, facciamo finta che sia vero. Quindi, quella visione dall'alto è una visione animica. Molto spesso l'addotto vede la, una parte di sé che scorre all'interno del tubo, poi viene portata nel macchinario che gli sottrae energia. Ma se quella è la visione animica, significa che quella è la visione di anima. Allora, quello che sta nel tubo non può essere anima, perché anima è una, e deve essere necessariamente spirito, che infatti è un distributore di energia e quindi la teoria dell'adduzione dell vista da questo punto di vista di questi alieni nella mente ho eh, fatto una bellissima trasmissione con, eh, con Francesco delle Ali del Bruco abbiamo trovato un titolo che credo calzi a pennello ci sono gli UFO nel cielo e gli alieni nella mente quindi questa visione degli alieni nella mente in realtà vanno a cercare che cosa? vanno a cercare l'energia di spirito quest controllare questa sorta di valvola per acquisire l'energia e sostanzialmente restare in vita tutto qua, questa è, la, è la, la spiegazione che viene data. È ovviamente un'ipotesi, non, non ho potuto mai toccare con mano spirito certo. perché eh, è, va, va al di là. Diciamo che è una sequenza logica di, di, di ragionamenti e alla fine, come dicevo prima, i conti tornano. Certo, certo, sei un vero flusso di coscienza ed energia. Che mi sta tirando fuori le risposte a tutte le domande che ho nella mente. Quindi, <ride> quindi è veramente una super connessione. Questa sono davvero contento. Senti aver... ragazzi ad aver studiato Joyce, quindi, lo stream of consciousness, è stato quello che mi ha deviato. <ride> Ok, senti, ma infatti io tornando un attimo al discorso di anima, prima cercavo una m, definizione, eh, magari per capire più, perché a volte qualcuno dice che l'anima non ce l'hanno tutti. Ma eh, sostanzialmente dicendomi che c'è una onnipresente anima, eh, è un po' come se ce ne fosse una, sostanzialmente, no? Sì, sostanzialmente la, la coscienza è una, poi mm. la coscienza è. Eh, crea delle, delle parti stagne, delle, delle, delle piccole frammentazioni che noi chiamiamo anima. Ma in realtà okay. anima effettivamente, come è capitato al professor Malanga ogni tanto ci ha, ci ha parlato con anima, ha detto noi non abbiamo un nome, non ne abbiamo bisogno, perché poi alla fine noi siamo uno. Infatti. Quindi c'è questa sorta di eh, coscienza eh, alveare creata da questa frammentazione di anime. Una volta per, per avere un'immagine mentale, che magari potrebbe aiutare chi fosse particolarmente digiuno a, a questi argomenti, a, a metà tra il filosofico e, e, e la fantascienza. Voi immaginate di avere eh, uno di quei tavoli eh, estivi da campeggio, quelli in plastica col buco al centro per mettere l'ombrellone. Allora facciamo finta che anima sia una sorta di, di piovra, nel quale noi facciamo, scusate, la coscienza sia una sorta di piovra dalla quale facciamo uscire dal buchetto del, dell'ombrellone la capoccia. Poi mm. a un certo punto questo che cosa fa? Al di sotto del tavolo, quindi dove noi non lo vediamo, in una parte dell'universo che noi non vediamo, crea delle diramazioni, quindi vediamo i tentacolini che spuntano ai vari lati del tavolo rotondo. Ecco, ognuno di quei tentacolini che spunta sono anime, ma attengono tutti a un'unica coscienza. Quel passaggio che c'è rende possibile che cosa? La frammentazione nella eh, nella consapevolezza di che cosa si è, perché sarebbe un po' complicato, ben sapendo che comunque la coscienza è una e che quindi io sono, contemporaneamente, sia me che Adriano, che questo accendino e che tutte le cose che mi circondano, sarebbe un po' troppo come carico per mente che in realtà non riuscirebbe a gestire tutta questa consapevolezza. Quindi c'è questa frammentazione, questa suddivisione che ci consente di fare che cosa? Di comprendere che cosa siamo. Io vi rifaccio qui moltissimo una frase che trovo completamente vera eh, del prof. Malanga, siamo noi i creatori dell'universo, dobbiamo fare esperienza di noi, ma visto che in realtà siamo una cosa sola, eh, tutto è uno, come facciamo se non ci dividiamo? Quindi ci dividiamo, io guardo Adriano, Adriano guarda me, voi guardate noi e sapendo che cosa voi non siete, nel senso guardando Adriano e guardando me, voi sapete che non siete noi, acquisite consapevolezza di che cosa siete voi. Quindi è, è nella diversità. La, la vera crescita nel comprendere che ci sono delle differenze. Perché sostanzialmente io sono tutto meno Adriano e meno tutte le altre persone che ci stanno guardando. È un'equazione è un molto semplice, poi alla fine. Beh, chiaramente, certo, certo. Se fossimo tutti uguali non ci sarebbe nulla da imparare, no? Sostanzialmente. Esatto. Eh, ho C'è un mio documentario in cui faccio l'esempio della serie dedicata eh, al linguaggio ermetico ed alchemico, ehm c'è l'esempio che faccio del coniglietto nella neve. Cioè faccio vedere un'immagine bianca e dico: voi non lo vedete, ma in realtà qui c'è un coniglietto in mezzo alla neve, solo che ha gli occhi chiusi. Nel momento in cui il coniglietto apre gli occhi, allora cominciamo a vedere perché? Perché è nella differenza tra il coniglietto che è tutto bianco e la neve che è tutta bianca, è nella differenza che noi possiamo apprezzare che cosa non è neve e di conseguenza è coniglietto e che cosa non è coniglietto e di conseguenza non è neve in questa sorta di artificio che ci porta a credere che eh, ci sia differenza tra il coniglietto e la neve esattamente esattamente senti allora prima parlavi del, del professor malanga che credo sia un po' conosciuto in quest'ambito da tutti eh, chi non l'ha conosciuto, diciamo che per adesso si è fatto un po' un'idea, perché le tue, le tue diciamo, affermazioni e le tue osservazioni soprattutto ri, ri, riprendono un po' quello che è il pensiero malanghiano o comunque sia diciamo, viaggiano sulle stesse linee di pensiero, no? mm, più o meno. Eh, con appunto determinate piccole differenze a volte nell'interpretazione, a volte nella eh, definizione, magari nella divulgazione, no? nel, nel, nell'utilizzare termini differenti, ma volendo dire più o meno la stessa cosa. Nel momento in cui noi diciamo che questi eh, alieni vengono qui per, Malanga dice per anima, qualcuno, te se non sbaglio, dicevi per spirito, io ho parlato con qualcuno che conosce Malanga con cui ha collaborato e mi ha detto che stanno qua per eh, discorsi di eugenetica per portare avanti determinati progetti. Ecco, è tutto un discorso sempre di interpretazione in base alla consapevolezza, cioè diciamo che io seguendo l'intervista che ti hai fatto con Eugenio, trovo molto affine il mio pensiero a quello che hai, che hai tu eh, esposto. Però ecco, eh, chiaramente le cose vanno sempre un po' contestualizzate, no? Quindi mi chiedo effettivamente questi alieni sono qua per che cosa? Cioè, vengono per che cosa? Allora, se ti devo dare una risposta secca alla tua domanda, l'unica risposta intelligente e ragionevole è non lo so. Quello <ride> che faccio sono delle supposizioni, sono delle ipotesi non sono ipotesi io la mattina mi alzo mentre sto lì, bevo il caffè e dico WAPS! Vengono a fare questo. È chiaro che, veramente, per mia, mia deformazione proprio mentale, non dico nulla di cui non sia assolutamente convinto. E se dico qualcosa di cui sono convinto è perché dietro ci sono non ore, giorni, ma anni di studio e di ragionamento. Per cui è ovvio che io la verità non ce l'ho, è ovvio, quindi io non lo so. Quello che posso fare sono semplicemente delle supposizioni, posso fare delle ipotesi, posso motivarle, posso argomentarle e dire 1 più 1 più uno uguale 3, perché così così è colà, te lo posso argomentare. Ma poi se dovessi dirti, ah no, guarda, Adriano, da retta a me, io ho la verità. No, sarebbe una grossa stronza, capisci quello che ti voglio dire? Perché poi questo? Perché l'universo è assimilabile a un sistema chiuso. Facciamo finta che l'universo sia una montagna. Tutti quelli che cercano di comprendere dove diavolo stiamo e che cosa cavolo ci stiamo a fare qui, in realtà cominciano a scalare questa montagna, ma anche tutti quelli che la vivono normalmente, chi stamattina si è alzato, è andato a lavorare, eh, un meccanico piuttosto che un impiegato, piuttosto che un pilota di linea, piuttosto che un militare, stanno scalando questa montagna, ognuno da un proprio versante per comprendere che cosa sia il senso dell'esistenza e allora che cosa succede in questo caso per ritornare alla, al discorso tuo di base io e il professor Malanga stiamo scalando comunque la stessa montagna da due versanti estremamente vicini e, ed essendo una persona molto aperta ecco una cosa che, eh, che ci accomuna molto a parte che eh, il prof è una persona di, di una disponibilità enorme una persona di una gentilezza enorme è sempre stato disponibile, ma già da tanti anni a scambiare lettere, parlare eccetera, eccetera, e non ha mai detto, anche perché effettivamente so, ci sono dei ragionamenti dietro, mai detto una cagata. Cioè, sostanzialmente ha detto: è, è vero, effettivamente può essere così. Da una parte, ma anche un po' preso in giro, perché lui lo sa: Noi siamo i costruttori della realtà, per cui mi ha venduto comunque la sua merce dicendomi: Se tu sei il, tuo, il costruttore della tua realtà, sì, è vero, il tuo universo funziona così. Che comunque ritorna è, è sempre coerente con, con le proprie idee. Il prof., però in realtà, è sempre stato aperto a diverse eh, interpretazioni. Una cosa che mi ha fatto piacere, ad esempio, anni fa gli chiesi di eh, una prefazione per un libro che avevo scritto, si chiamava Il codice d'Elfi in cui si parlava delle proprietà appunto dell'Enneagramma. Una cosa che mi fece particolarmente piacere è che vidi poi a un certo punto, in una conferenza, lo disse addirittura, non so perché in questo periodo mi sta girando intorno all'Enneagramma e, e me lo me, me sono anche costretto a, a trovarlo, perché comunque è, ha fatto piacere vedere che non ha bollato un qualcosa di così... Lontano dal suo video, come l'enneagramma, lo ha preso in considerazione. E io credo che questo dovrebbe essere l'approccio mentale di tutti quelli che vogliono fare un po' di sana ricerca: non rifiutare a priori le idee degli altri. Perché dicevo ufo nel cielo e alieni nella mente? Perché se è vero che possono esistere altre forme di esistenza, non forme di vita, attenzione, dobbiamo fare un distinguo: noi conosciamo la forma di vita biologica ma non è detto che sia l'unica forma di vita. Potrebbe esserci una forma di vita non biologica. Oltre a ciò, la vita non è l'unica tipologia di esistenza. Potrebbero esserci altre forme di esistenza che non prevedono la vita e che a maggior ragione non prevedono la vita biologica. Per cui di questo noi non possiamo saperlo, quindi non possiamo negarlo. Io non ho mai negato quegli studi, soprattutto corroborati da progetto Blue Book nel quale 12.000 e passa casi di avvistamento sono stati analizzati 701 casi l'aeronautica militare americana ha detto non sappiamo che cosa sia alziamo le mani non lo sappiamo sono 701 casi sono tanti per cui diciamo che ci sono documenti ufficiali che attestano l'esistenza di entità biologiche extraterrestri o comunque veicoli non terrestri ma sono mm. una cosa sono una forma di esistenza biologica, infatti il, il, il termine è ebe entità biologica extraterrestre il che non significa che non esistano gli alieni, intesi come entità che hanno una esistenza non di vita e non biologica, che hanno semplicemente diversi modi di concepire l'essere quindi io credo che sia molto importante questo perché poi molte volte le persone abbracciano una teoria, abbracciano una convinzione e ne fanno una ragione di vita Molte persone mi dicono, vedo come commenti sotto i miei video, ah, però, no, dovreste ascoltare Malanga, perché lui sa la verità. E va bene. Vedo altri, no, dovreste leggere Castaneda. Poi fanno ammazzare quelli che lo chiamano Castagneda, che ci devono mettere sto niente per forza. Al povero Castaneda, che insomma, non è carino, no? E allora, no, dovreste leggere Castaneda. E io dico, scusate, ma perché leggere tutti e tre? comprendere che è un puzzle nel quale si possono attaccare attraverso i vari addentellati tutte le visioni, perché poi alla fine tra i miei daimon i voladores di Castaneda e gli alieni di Corrado Malanga, ma tutta questa grande differenza mica c'è. Eh? È chiaro, è chiaro, cambia, cambia il nome, cambia il modo di raccontare, ma in realtà... Ma eh certo, ma stiamo il guardando la stessa cosa, la stessa cosa. E eh, io ci accosto anche altre altre credenze della cultura popolare quali i vampiri, i gin gli frit, gli ioni, i demoni sempre la stessa pappardella è, perché poi se andiamo a fare i conti, il, il primo evento eh, dichiarato come adduzione è l'episodio di Cognugi Hill stiamo parlando del, di, di poco tempo fa, rispetto, parliamo di 70 anni, rispetto a un qualcosa che è facente parte della cultura a livello millenario come sono i demoni e come sono state tante altre figure di quelle che ho nominato, per cui gli stessi volatores, cioè parliamo di qualcosa che ha migliaia di anni nella cultura. Adesso, tutti, ovviamente, in questa nostra civiltà tecnologica, magari preferiscono parlare di alieni, perché vanno a entrare in quell'ambiente fantascientifico che fa parte della cultura di questo periodo. È chiaramente che in una cultura romantica dell'Ottocento si guardava al vampiro. È chiaro che in una cultura cristiana si guardava ai diavoli. Questo è quando in realtà, se si vanno a leggere le tradizioni di epoca salomonica, re Salomone aveva a disposizione 72 demoni che avevano tra di loro vizi e virtù, quindi non erano figure negative. Noi, poi, chiaramente, andando avanti con la cultura cattolica che abbiamo, abbiamo teso a fare la differenziazione tra angeli e demoni. Quindi creare un assoluto perdonami sta arrivando un colpo di tosse la mi è, qual è il mio famoso colpo di tosse perché poi chiacchiero, chiacchiero mi secca proprio la gola per cui è, è nella nostra cultura aver differenziato angeli e demoni chiaramente poi quando siamo arrivati nell'era tecnologica e tutto questo diciamo è mh, la linea di confine, lo sgancio delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki siamo entrati in una nuova era come Paradigma mentale. E quindi abbiamo sostituito i demoni, i diavoli, gli angeli, gli oni, eh, i voladores, eccetera, eccetera, con questa nuova figura che era più attinente al tessuto socioculturale, che è l'alieno. Ma per quanto ne sappiamo, sono sempre stati qui, da sempre. Perché? Perché si rifanno a dei meccanismi interiori dell'uomo. Per cui, per quanto ne sappiamo, per deduzione logica, i demoni stanno qui da quando c'è l'essere umano. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Ma infatti, guarda, io sinceramente, a volte eh, qualche tempo fa più che altro, parlavo con un amico e parlavo di questa entità, no? che chiamate un po' come vogliamo. Che comunque sia a volte mh, entrano a far parte di un percorso vitale di una persona, no? E non è detto che sia sempre una cosa sbagliata, perché comunque ci sono dei momenti in cui qualcuno, io faccio sempre l'esempio più stupido: tu sei talmente buono che ti arriverà quel demone che ti tratta da stronzo in modo che tu capisci come devi essere stronzo per equilibrare il tuo troppo eh, buono, ok? Quindi, quindi, sostanzialmente sono pienamente d'accordo con quello che hai detto. E vorrei fare però un salto indietro quando prima appunto cioè in realtà è collegato perché prima hai parlato di componente, alfiere componenti scacchistiche se non è un vado errato, sì. no? Che è un tuo diciamo modo, una tua lettura eh, di alcune eh, di alcuni archetipi se vogliamo no? eh, comportamentali ce ne vuoi esatto, dare però... un, piccolo, un piccolo ma guarda in realtà è il contrario Adriano in realtà sono gli scacchi che hanno cercato me perché ti spiego, per, per anni, eh, si parla di un paio d'anni, io ho faticato tremendamente a trovare un nome per le mie componenti. Ho faticato tanto, calcolo all'inizio, gli avevo assegnato anche delle, delle lettere dell'alfabeto greco. Quindi, eh, però non, non erano indicative, non mi davano soprattutto un, un aggancio mentale per le persone per ricordare le caratteristiche di queste componenti. Poi a un certo punto ho cominciato a fare dei ragionamenti sul tessuto del tempo-spazio. Tempo e spazio che sono due grandezze che tra di loro sono completamente incompatibili. Non si permeano mai. Al limite interagiscono intrecciandosi e creano eh, la terza dimensione, quella che viene chiamata da malanga a livello energetico, quella che chiamo io l'entropia. Quindi sono due cose che non si incrociano mai. A un certo punto guardo la scacchiera, era perfetta per descrivere il tessuto del tempo spazio. Perché la scacchiera che cos'è? Una serie di quadrati neri su un campo bianco. Una serie di quadrati bianchi su un campo nero. Nessuno dei due è indefinito. Sono cose che non si incrociano mai. Non, non interagiscono tra di loro. È come mescolare l'acqua con l'olio. Cioè, poi sbattere, fare le bollicine piccole, ma non, non diventano mai veramente amalgamate. Allora, che cosa succede? Facendo queste cose, poi mi guardo i pezzi degli scacchi. Allora, tutto l'universo si regge, questa nostra porzione dell'universo, si regge sull'archetipo del numero 7. Che cos'è? Sono le sette possibilità di avanzamento del movimento, della metamorfosi. C'è evoluzione quando c'è metamorfosi, qualcosa di fermo in realtà a meno che non subisca, poi lo vedremo perché c'è il settimo punto che è lo zero, non subisca eh, influenze dall'esterno se non c'è metamorfosi, non c'è evoluzione, non c'è cambiamento. Eh, qui da Ovidio a Kafka, eh, tutti ci hanno parlato di questa metamorfosi che porta all'evoluzione. Solo Renzo e Luciano si sono evoluti, perché se non fosse arrivata la peste col che, che si sposarono perché Don Rodrigo non so, sono riuscito a togliere mezzo. Quelli sono gli unici che non si sono evoluti attraverso la metamorfosi. <ride> Comunque, eh, il discorso qual è? Che eh, il cambiamento genera evoluzione. Quali sono i sette tipi di cambiamento in questo universo? Andare avanti, andare indietro, destra, sinistra, alto e basso, e stare fermi perché in un universo in espansione non è vero che siamo sempre fermi io e te in questo momento siamo a diversi milioni di chilometri di distanza da quel punto dell'universo in cui eravamo nel momento in cui abbiamo eh, iniziato questa live per cui l'espansione c'è sempre quindi questi sette punti me li vado a guardare in realtà quindi a, o, ottengo questo diagramma tridimensionale in cui ci sono queste sei braccia l'alto basso, destra e sinistra, avanti e dietro poi guardo la scacchiera e dico 1, 2, 3, 4. Oh, porca paletta, sono sei. E allora comincio a guardare le caratteristiche di quei pezzi. E qua ti dico una cosa, guarda, me ne assumo tutta la responsabilità di questa cosa che sto per dire. Gli scacchi non sono solo un gioco da tavolo. Negli scacchi c'è molto, molto di più. Ci sono proprio i comportamenti delle persone. Ed è per quello che ho chiamato le persone pedone, torre, regina, alfiere, cavaliere e re. Perché, in un certo qual modo, quello che fanno sulla scacchiera e anche la forma del, del pezzo stesso sono veramente un riflesso delle persone in quell'ambivalenza che io vedo tra fisico e metafisico, che per me sono una cosa sola. Cioè, il fisico, come avrebbe detto Giordano Bruno, sono semplicemente le vestigia dell'idea. È impossibile scindere il fisico dal metafisico. Se noi abbiamo questo aspetto, è perché c'è dentro di noi una vibrazione, una informazione una componente metafisica che ci fa assumere questo aspetto. Quindi sono una cosa sola. Voler dividere il fisico dal metafisico non ha senso. Pensate a quelle che fanno acupuntura, dice mi fa male un gomito, ti infilano un ago qua e ti passa il dolore al gomito. Che c'entra il qua col gomito? Perché noi nella nostra concezione materialistica pensiamo se mi fa male il gomito è là che dovrò agire a oriente invece in cui c'è una visione più olistica che quindi rende parte dal presupposto che tutto sia uno infilare l'ago qua per far passare il dolore al gomito ha perfettamente senso quindi comincio a guardare i pezzi degli scacchi e trovo una corrispondenza sorprendente eureka 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 salto sulla sedia l'ho fatta anche scricchiolare perché insomma faccio 100 kg quindi è, è stata abbastanza provante per la povera sedia però alla fine avevo trovato le mie componenti, ma le persone non sono fatte di componenti perché viviamo in un universo tridimensionale e le componenti sono semplicemente delle espressioni di questi assi. Ogni persona ha tre dimensioni per forza di cose. Grossa differenza che c'era, ad esempio, con l'enneagramma: nello studio dell'enneagramma tu potevi avere un enneatipo, due o tre in alcuni casi, per me sono sempre tre perché, e lo dimostro anche sul mio libro. Eh, lo dimostro con dei grafici, lo dimostro matematicamente che non è possibile avere una sola, due sole componenti. Devono essere necessariamente tre perché una attiene al tempo, una allo spazio e l'altra all'entropia. Quindi ognuno può avere una mescolanza di queste componenti. Là, eh, ne viene fuori una tabella che adesso cerco sul libro e ti faccio vedere, e questa serie di componenti che vengono mescolate tra loro. Mescolate, scusate, tra loro in serie di tre costituiscono, eccole qua. Non so se si vede la, la tabella, eccola qua. Vedete, Pedone, Torre Regina, poi Torre Regina, eccetera, eccetera. Ognuna di queste eh, di queste mescolanze crea l'immagine di una divinità greca. Divinità greca perché? perché, sai, a scuola ci dicevano no? i romani erano realisti, eh, rappresentavano quello che vedevano, i greci idealizzavano. Ok, mm. idealizzavano rispetto a cosa? Mm. Perché le varie versioni di Afrodite non sono poi così differenti una dall'altra, perché anche la Venere del Botticelli rappresenta quegli standard. Chi ha creato quegli standard e soprattutto perché nel corso dei millenni quello standard non è mai cambiato? Eh no. Perché non è uno standard, è un archetipo. Afrodite è fatta così, Zeus è fatto così. Hermes è fatto in quel modo e quindi a quel punto ho trovato queste 12 divinità che sono Dioniso, Afrodite, Hermes, Persefone, Apollo, Atena, Zeus, Artemide, Poseidone, Era e Ade Estia che hanno nel loro modo di comportarsi che poi raffigura molto non la leggenda in sé. Ad esempio qualcuno mi parlava, dice "No, ma perché Persefone di qua di là, perché quella storia, però poi che c'è no, fermi. Quella è la storia, dobbiamo guardare l'archetipo. Faccio l'esempio certo punto, eh, questa mi piace sempre raccontarla, questa storia è una delle mie preferite perché è divertente perché c'è Efesto che è scemo, no? Bye. Allora, <ride> sì, poverino Efesto, era l'unico figlio legittimo di, di, di Giove ed era a Giove gli stava antipatico, di colpere e lo fa da una montagna, questo torna su tutto bello deformato e eh, è, una, è un grande artigiano, un grande inventore, però non brilla per scaltrezza. Allora che cosa succede? Con un giorno suo papà... Aveva un po' di appetito e, e si mangia una moglie. Questa moglie era la dea della prudenza. A un certo punto gli scoppia un grande mal di testa. Eh, chiama, Zeus, chiama Efesto e ti prego, aiutami, aiutami, aiutami. Efesto, gran genio, non sapendo come risolvere il problema, <ride> gli prende, prende un'ascia, gli spacca la testa in due, e da quello spacco esce fuori Atena. Atena che eh, veste già. L'elmo, lo scudo, la lancia e la corazza. Ora, raccontata così, è una completa follia. Ok? È una completa follia. Che senso ha? Questa è la storia, è l'incarto. Ma voi a Natale che fate? Guardate i pacchetti o li scartate e guardate dentro? Andiamo allora a guardare dentro. Dentro che cosa troviamo? Troviamo che Zeus, nella triade olimpica, che sono Zeus, Poseidone e Ade, è una rappresentazione di mente, laddove Poseidone è una rappresentazione di spirito e Ade è una rappresentazione di anima. Mente che cosa fa? Normalmente vive una realtà, ma nel momento in cui assume dentro di sé la prudenza, che cosa sviluppa? La saggezza. E questa saggezza quando esce all'esterno, per mezzo di che cosa? Per mezzo della sperimentazione e festo, quindi la manualità, la creazione, l'invenzione e soprattutto gli sbagli della creazione. Noi ricordiamo una lampadina di Edison. Il problema sono le altre 1500 che non si sono accese, ma comunque non si è fermato. Cioè, per accendere una lampadina ne ha dovute bruciare 1500 quindi anche attraverso gli errori. Della pratica della saggezza nasce la saggezza. Arriva l'ultima domanda: perché c'ha la corazza, lo scudo, l'elmo e la lancia in mano? Perché l'ignoranza va combattuta. Quindi Atena nasce già con gli strumenti pronti a combattere. Quindi vedi che una storiella eh, che è solamente l'incarto di questo regalo di Natale che ci hanno fatto gli antichi greci. A poco senso è una storiellina così se vai a leggere al, al senso archetipico della faccenda mm. cambia tutto. È mm. normale che la mente umana si assume la prudenza e fa un'esperienza, acquisisce saggezza e una saggezza che deve comunque impegnarsi per insegnare, deve combattere l'ignoranza. Quindi, come vedi, diventa completamente lineare. Quindi, anche in questo caso ehm, la Bisogna vedere l'archetipo che c'è dietro. Ad esempio è una cosa fighissima, ve lo vedo anche con i nostri ascoltatori su Matice Anteriore eh, hanno tutti la tendenza a sentirsi tutti Zeus e eh, gli uomini e tutte afroditi le donne, perché pensano che sia più fico Cioè, in realtà sono, eh, lo, io lo posso dire liberamente, perché poi alla fine eh, io sono uno Zeus e la mia compagna è una Afrodite. Siamo i più inguaiati, quindi <ride> sembra, es, sembra fico essere Zeus o essere Afrodite, ma vi assicuro che... Non viene, una passeggiata di salute eh? cioè, ci, ci sono altri per cui la vita è, è assai più semplice, è assai più, più potabile. Ecco. Certo, è, spero certo. di aver dice, no, risposto pure troppo. <ride> risposto no, troppo assolutamente. Troppo. Guarda starei qui a parlare, in realtà non lo so, senza tempo, perché sei veramente una persona con cui si parla bene, devo ammettere. Grazie, Adriano. E poi sei. Pozzo di coscienza, quindi, quindi di coscienza e conoscenza. Quindi, quindi è bello, bello attingere, grazie, Emanuele. Io credo che questa chiacchierata sia stata esaustiva e soprattutto abbia messo la pulce nelle orecchie per tutti coloro che vogliano fare un minimo in più di ricerca. E quindi invito ancora a guardare, ad acquistare il libro di Emanuele che è La Matrice Interiore. Lo facciamo, lo facciamo vedere un attimo. Ciao, guarda. Eh, ho anche la versione in francese perché è stato tradotto da, in, in varie lingue c'è cioè, cioè in francese, in inglese e in spagnolo eh, eccolo qua, questa è la matrice interiore eh, sostanzialmente okay. quello in italiano è uguale a questo, solamente che la copertina è, è verde Molto eh, bene. lo trovate su Amazon, lo trovate comunque il link al libro in ogni mio video sul, sia sul canale infinito di Emanuele Palmieri che sul canale Matrice Interiore Ottimo, infatti poi magari in descrizione metterò anche il link ai tuoi canali, così almeno la, allarghiamo questa rete di connessioni. E io non posso che ringraziarti per adesso e ti attendo magari per continuare questo discorso sulla consapevolezza che secondo me ci può dare buone, buone soddisfazioni. Guarda, io, io, io ringrazio te eh, per avermi dato questo, questo spazio, questo modo di... di di poter presentare le mie idee e ringrazio i tuoi ascoltatori che fossero rimasti uh, a guardare il video fino, fino a <ride> questo momento, quindi veramente tanta gratitudine nei vostri confronti e sicuramente grazie. Adriano, quando vuoi sono a disposizione. Bene, grazie di nuovo a tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.